Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Municipio X. Oggi è mercoledì 13 novembre 2019 ed è un giorno importante. Adesso sono circa le 19 e tra un'ora e mezza ci sarà l'inaugurazione dell'ottava edizione di Book City Milano, l'edizione 2019. Qui con me ho Luca Maccarelli, che fa parte di Book City, ma nel concetto più ampio. Lui fa parte di Book City per le scuole. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto, cos'è Book City? Allora, Book City è una manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si svolge ogni anno circa a metà novembre, nel weekend di metà novembre, quindi quest'anno va dal 15 al 17 novembre, e che organizza una serie di eventi diffusi nella città. Il cuore pulsante è il castello, però ci sono circa 1600 eventi sparsi nel centro di Milano, ma anche nelle periferie. Quest'anno i focus periferici sono Giambellino Lorenteggio, Nolo e Corvetto. Per cui tutti eventi gratuiti dedicati ai cittadini, a tutti, di Milano anche di fuori, a entrata libera fino a esaurimento posti. Questo è Book City Milano. Mentre Book City per le scuole? Book City per le scuole è, diciamo, appunto il settore scuole di Book City, nato l'anno dopo rispetto a Book City generalista, che invece si rivolge esclusivamente alle scuole di Milano, della città metropolitana, ma in alcuni casi anche dell'intera regione, ed ha meccanismi e, diciamo, tempistiche un po' a parte. Allora, cominciamo dal dire dell'inaugurazione. Sì, allora stasera appunto al Teatro Dal Verme a Milano, quindi in zona Cadorna, viene inaugurato ufficialmente Book City. Ospite della serata a cui Sala darà il sigillo della città è Fernando Aramburu, che poi dialogherà con Paolo Giordano. A seguire Michela Marzano farà un piccolo intervento sul tema convivenze, che è il tema della serata, e a chiudere ci sarà Simone Savogin e la poesia. Il tutto condotto da Marino Sinibaldi. Anche questo è un evento gratuito, a entrata libera fino a esaurimento posti. Quindi se siete interessati, esatto. È meglio se andate ora, mettete in pausa il video, potete guardarlo tra un po'. E invece Book City per le scuole è detto a tempistiche diverse. Sì. Nel senso che? Nel senso che il nostro primo obiettivo è quello di seguire, di ascoltare i bisogni delle scuole e seguire le loro tempistiche. Ovviamente le scuole non possono essere coinvolte così facilmente in uno o due giorni soltanto, bisogna un po' seguire il loro andamento, ovvero l'anno scolastico. Per cui l'idea nostra è quella sì di avere un giorno dedicato all'interno di Book City, che è il giovedì, quindi domani è il giorno dedicato alle scuole. E ci sarà un piccolo numero di eventi che si svolgerà sempre nelle sedi di Book City in città. Però in realtà noi alle scuole offriamo progetti da settembre fino a maggio, ovvero l'anno scolastico. Tanto è vero che questi progetti vengono messi in cantiere prima dell'estate e gli insegnanti hanno modo di iscriversi già da maggio. Anche perché appunto qui non è proprio entrata libera fino a esaurimento posti, ma c'è un'iscrizione e una prenotazione. A quali fasce d'età vi rivolgete? Allora, tutte le fasce d'età, dall'infanzia fino alle superiori. Ovviamente chi si dedica di più a queste cose in termini di didattica sono elementari e medie, però ci sono anche molte superiori, soprattutto gli istituti tecnici, che sfruttano ampiamente queste opportunità, e alcuni dell'infanzia compatibilmente con l'età dei bambini, ovviamente. E poi è tutto a titolo gratuito? Tutto a titolo gratuito, per cui da una parte abbiamo dei promotori, che ovviamente a cui va il nostro primo ringraziamento, perché promotori sono sia editori, dai grandi gruppi, Mondadori, Gems, Giunti, eccetera, quelli medi, Saggiatore, Neri Pozza e via dicendo, o micro case editrici, Hop Edizioni, Notes, Oblique, anche associazioni, Twitteratura, che si occupa di letteratura e Twitter, la CIS Project, che è un progetto che lavora mette in contatto scuole e carceri e organizza dei laboratori di scrittura in cui fa partecipare sia dei carcerati sia delle scuole, e quindi poi dopo li fa confrontare. Quest'anno c'è l'Associazione Italiana degli Italianisti, che porta dei progetti nelle scuole. E poi professionisti del settore, giornalisti, autori che in proprio decidono di promuovere il libro. Tutti questi ci propongono delle attività da fare con le scuole, a titolo gratuito, quindi se ne prendono in carico tutti gli oneri, uh-huh. Anche gli onori, però soprattutto gli oneri. E quindi loro decidono ovviamente cosa fare, con quante classi farle, perché ovviamente compatibilmente con le loro risorse, e quando farle.
Noi raccogliamo queste opportunità, queste proposte, le riguardiamo, a volte affianchiamo nella progettazione soprattutto quelli che sono novizi, chiamiamoli così, o comunque che ci chiedono una mano perché non hanno mai lavorato con le scuole. E una volta rivisto il tutto e fatto un piccolo lavoro redazionale, mettiamo online e diciamo ai professori che possono andarli a vedere. Quest'anno sono 260 i progetti promossi da circa 100 promotori e si sono iscritte a oggi circa 1600 classi da Milano, città metropolitana e regione, per cui si muovono tanti ragazzi intorno a questi progetti. I progetti solitamente sono vari oppure si incentrano su uno o più aspetti? Progetti c'è di tutto, nel senso che si va dal classico, soprattutto per gli editori, incontro con l'autore, di solito condito con qualche lavoro da far fare alle classi, cioè non è un incontro frontale punto, tranne forse quelli che si svolgono durante Book City. Allora lì magari è più facile che il 14, cioè domani, ci sia l'autore che fa una sorta di presentazione del libro. Ma in realtà spesso c'è prima un lavoro in classe concordato tra l'editore o l'associazione e il docente e poi all'incontro con l'autore la classe arriva già avendo fatto qualcosa, avendo letto il libro, per cui insomma sono lavori un po' diversi. Ma ci sono anche progetti molto articolati. Quest'anno c'è un'associazione, si chiama 365 gradi, che propone l'Olimpiade della lettura, per cui le classi vengono coinvolte su dei libri ben determinati. Le insegnanti hanno ricevuto prima una sorta di, hanno fatto un piccolo corso con l'associazione per imparare a usare Instagram, da poter poi, diciamo, queste competenze riportarle in classe agli studenti, perché è vero che gli studenti tendenzialmente pensano di saper usare Instagram, però a volte lo usano in maniera un po' ingenua. Gli insegnanti, che di solito non usano Instagram, imparano a usarlo in maniera un po' più consapevole, quindi trasferiscono queste competenze e poi i ragazzi usano Instagram per parlare dei libri che hanno appena letto, per cui c'è poi dopo un concorso, devono caricare su un canale dedicato i loro materiali, i lavori che fanno, devono parlare del libro senza far vedere il libro usando Instagram. Devono parlare del libro senza... Devono, esatto, raccontare quel libro senza però far vederlo il libro, quindi devono riuscire a interpretarlo attraverso un mezzo che è diverso da quello del libro. Quindi, insomma... A prescindere dall'utilizzo di Instagram, che può essere una novità, sono ben recepiti questi progetti? Io ho parlato con... mi è capitato, perché ogni tanto incontro docenti che partecipano, mi è capitato di parlare con una docente che ha partecipato a questo progetto e lei era entusiasta, sia di quello che aveva fatto con l'associazione, sia di quello che poi i ragazzi... perché è riuscita a coinvolgerli moltissimo a quel punto, i ragazzi erano entusiasti, hanno cominciato a lavorare in maniera incredibile e quindi lei era entusiasta. Quindi ovviamente il progetto ha funzionato. Sì. Ovviamente non tutti riescono a funzionare allo stesso modo, sono 260, c'è un po' di tutto, però mediamente i feedback sono sempre positivi. Però su 7 edizioni molti avranno funzionato, giusto? Assolutamente sì. Nel corso degli anni, quali sono stati i progetti che più ti ricordi? Allora, ce n'è uno che si ripete, questo lo prendo sempre a caso perché è interessante. Una piccola casa editrice, si chiama Vallardi Industrie Grafiche, ha una collana dedicata all'opera. All'opera? All'opera, però sono libri per bambini. Quindi loro ogni anno propongono 4-5 progetti diversi dedicati a un'opera, Flauto Magico, la Cenerentola, il Barbiere di Siviglia, e li portano in classe alle elementari. Una classe per ogni progetto e da quello che so dai docenti, loro si preparano, noi ai docenti diciamo in anticipo quando apriremo le iscrizioni, quindi ormai si crea l'attesa da alle 4 del 15 maggio. E mi dicono che si mettono lì preparati con tutti i generi di conforto, il tè, i biscotti, la cosa, davanti al computer per riuscire a iscriversi a quell'unico posto di Vallardi. E ovviamente molti di quelli che sentono riescono. E questa cosa si ripete dal primo anno, la fanno ogni anno è un successo incredibile. Il primo giorno, anzi la prima ora del primo giorno, quei progetti sono già esauriti e non riesci a iscriverti. Un'altra cosa particolare è la Braille Dance, io non credevo, ma la Braille Dance apre le porte alle classi il 14
e anche lì c'è un diciamo un pigia pigia per riuscire a entrare. Sono vari turni e io non pensavo che un'istituzione così accademica raccogliesse così tanto il favore di, ma in realtà evidentemente sì. E poi Treccani ogni anno fa un bel progetto sulle parole. Due anni fa sui sostantivi, l'anno scorso sui verbi, o forse era il contrario, non mi ricordo. Comunque un anno sui verbi, un anno sui sostantivi, e i ragazzi dovevano poi proporre un lemma, ma scriverlo loro. Quindi prendere un verbo importante per loro e dargli loro una definizione. E i più belli sono stati appesi al castello durante Book City. Quest'anno li fa riflettere sulle parole del lavoro. Sono con le superiori un incontro iniziale a Book City, il 15, e poi le classi lavoreranno per creare un loro vocabolario delle parole del lavoro, cioè cosa significa oggi per un ragazzo delle superiori il lavoro, con tutto quello che ne consegue, però sono tutti progetti interessanti e sicuramente stanno dando delle soddisfazioni se siete alla settima edizione. Sicuramente sì, ogni volta che appunto parlo con le docenti loro aspettano con ansia, perché li aiuta anche nel loro, diciamo, anno didattico. Per cui, avendo così tanta scelta tematizzata, loro a maggio, per questo è importante fornire i progetti prima dell'estate, a maggio cominciano a studiarsi il programma e in base alle esigenze dell'anno dopo, in termini di temi o di tipologie di attività, diciamo mettono in cantiere una serie di attività che faranno all'atere del curriculare, diciamo, ma che li aiuta nell'anno scolastico, per cui per la maggior parte dei docenti questo è un valore aggiunto e soprattutto è gratuito. E voi agite soltanto in zona Milano e provincia? Allora, no, quest'anno per la prima volta abbiamo cercato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, che comunque con Book City ci segue, diciamo, e ci affianca dalla prima edizione, ma quest'anno abbiamo provato a fare un qualcosa di diverso, ovvero un primo spin-off assoluto di Book City fuori da Milano, in questo caso però delle scuole, e quindi è stata individuata la città di Pavia come provincia altra e lì abbiamo portato un piccolo palinsesto, sempre grazie a editori, promotori, associazioni. Abbiamo proposto una quindicina di attività che sono state ben accolte anche lì, e quindi abbiamo un piccolo Book City a Pavia. Che si svolge nelle stesse modalità, a parte il 14 che è solo a Milano. Vabbè, certo. Ma le scuole, ovviamente, tutti gli eventi che sono fuori da scuola sono raggiungibili anche da parte di scuole che non sono di Milano, sono aperti a tutti, quindi anche Pavia può partecipare ai progetti del 14. Per motivi logistici possono spostare. Esatto, esattamente. E poi a Pavia avranno le loro attività durante l'anno scolastico. Abbiamo parlato di 1600 eventi durante questi tre 1600, giorni. 1600, sì, a Book City sì, circa. E questi, cioè, sono comunque tre giorni, sono sì. 72 ore di fuoco. Sì, sono 72 ore di fuoco, eventi che ovviamente si dividono in eventi, diciamo, in parte organizzati direttamente da Book City, eventi autoprodotti, perché una delle caratteristiche di fondo di Book City è l'inclusività, per cui qualunque soggetto abbia voglia di partecipare a Book City con un progetto, con un evento che ha al suo centro un libro, la lettura, i mestieri del libro, quant'altro, può partecipare. E quindi, se, per dire, a Giambellino e Lorenteggio ci sono alcuni bar che organizzano degli eventi dedicati al noir, perché quello è un polo dedicato al noir. Poi ci sono librerie ovviamente che lo fanno all'interno, case di condominio. Ecco, Book City è cominciato con le letture nelle case, per cui ci sono state delle persone che hanno messo a disposizione la propria casa per fare delle letture aperte al pubblico. Quindi 1600 eventi è anche difficile a volte, ecco, la criticità vera è quella di capire nel programma cosa mi interessa davvero, perché è un giornale di 70 pagine con eventi sparsi per Milano. E dove possiamo trovare questo giornale di 70 pagine? Allora, verrà distribuito sicuramente al Castello, uh-huh, e poi nelle varie sedi di Book City, poi online ovviamente sul sito di bookcitymilano.it c'è tutto il programma, e lì fortunatamente ci sono anche dei filtri per temi o per interessi, insomma. E per luogo manca.
anche? Per luogo anche, per cui okay. Se io voglio rimanere intorno a, appunto, il castello, intorno a zona Brera, saprò cosa c'è tutto lì intorno, anche perché a volte capita che magari mi metto in fila per un evento, non riesco a entrare, guardo subito cosa c'è intorno, magari trovo un altro evento a 200 metri, vado a vedere l'altro intanto, e può essere anche una bella sorpresa. Io ero partito con l'idea di vedere Garlando e poi invece vado a sentir parlare i traduttori o cose del genere. Mentre fossi un insegnante, come trovo Book City per le scuole e non fossi a conoscenza di Book City per le scuole? Sempre sul sito c'è proprio una sezione dedicata alle scuole. Lì, appunto, essendo su prenotazione, l'insegnante si registra, si crea un suo account e poi, in base ai progetti, quelli non esauriti, può iscriversi. Uh-huh. Ovviamente compatibilmente con la fascia d'età, con l'ambito territoriale, perché appunto è tutto gratuito. Però se un editore non ha le risorse per girare anche nella regione, nella città metropolitana, magari limita a Milano. Per cui non tutti i progetti sono aperti a tutti. Adesso è l'edizione 2019, ma l'edizione 2018 è stata particolarmente importante. Sì, è stata particolarmente importante perché lo scorso anno, grazie al contributo di Fondazione Calibro, abbiamo potuto mettere in piedi un progetto che abbiamo chiamato Scuole Senza Frontiere, Buone Pratiche da Book City, che aveva vari obiettivi. Primo, cercare di consolidare un po' la nostra cabina di regia, perché riuscire a gestire 200 e passa eventi, 100 promotori, 1500 grammi, 1600 classi, non è facile. E soprattutto bisogna riuscire a entrare in contatto un po' con tutti loro, perché poi il nostro valore aggiunto è quello di riuscire a trovare soluzioni, a risolvere problemi, ovviamente, o a dare supporto quando serve. E questo ci è stato dato modo di, diciamo, irrobustirci. Dall'altra parte però abbiamo cercato di espandere Book City in quelle zone dove, o in quelle scuole dove ancora non arrivavamo, per cui abbiamo ipotizzato 4-5 attività da portare in alcune scuole della periferia. Abbiamo preso a riferimento quella nord, da Quarto Giaro fino al quartiere Adriano, e lì abbiamo portato dei progetti, lì siamo stati noi promotori dei progetti per certi versi, e nelle scuole abbiamo portato, abbiamo fatto fare dei book trailer con la Fondazione Cineteca Italiana, che è uno strumento fortissimo per far lavorare i ragazzi su un libro, perché lo devono leggere, sceneggiare e poi girare come in un nuovo trailer. Uh-huh. Quindi, insomma, li coinvolge molto. Dall'altra parte, in una superiore abbiamo portato il Centro Formazione Supereroi, che è un'associazione che si occupa di scrittura creativa, ma nel senso come strumento di autorappresentazione e autorealizzazione. Quindi non tanto imparare a scrivere bene, ma scrivere per esprimersi, e i ragazzi, diciamo, apprezzano sempre moltissimo. Con l'elementare abbiamo fatto dei murales, ovvero far riappropriare i ragazzi degli spazi che vivono tutti i giorni e riqualificarli, perché era una scuola di Quarto Giaro che aveva un esterno che era un po' così, un po' dimesso. I ragazzi con un laboratorio hanno scelto cosa fare e, affiancati da professionisti, hanno fatto questo murales. E poi un'altra cosa che si ripete tutti gli anni è il giornale dei ragazzi di Book City, quest'anno all'interno di quel progetto. Quattro superiori ogni anno, quattro classi di scuole superiori ogni anno nella regione di Book City diventano dei veri e propri giornalisti, quindi hanno la loro redazione al castello, affiancati da una giornalista, Isabella Di Nolfo, che li accompagna anche prima, perché spiega come fare. Loro hanno il braccialetto della stampa, possono entrare ovunque, si scelgono in redazione cosa andare a vedere, chi va a vedere cosa, e poi vanno a intervistare gli autori, il sindaco, l'assessore, eccetera. Quando hanno ripreso tutto, tornano in redazione, cominciano a scrivere i pezzi, li finiscono dopo Book City, e alla fine esce il giornale di Book City, però scritto dai ragazzi. Anche quella è un'esperienza che ai ragazzi rimane molto, perché fa capire che, ecco, le due parole al centro del progetto erano partecipazione e protagonismo, perché per i ragazzi partecipare attivamente a un'attività culturale, diciamo che diventa uno strumento per farli diventare dei fruitori più consapevoli domani. Quindi magari io non avevo ancora mai partecipato direttamente a incontri, convegni, alla lettura, eccetera. Avendolo fatto direttamente io, domani magari mi interesso di più. E quindi questa cosa ci ha aiutato moltissimo. E tutto questo, sia il Book City, sia il Book City per le scuole, da ricordare, sempre a titolo gratuito. Sempre a titolo gratuito. È fondamentale, infatti ogni tanto nascono dei piccoli misunderstanding con i nuovi che si propongono, perché soprattutto alcuni pensano di poter fare i laboratori e magari chiedere alle scuole poi il costo del laboratorio. Però Book City, così come noi mettiamo a titolo gratuito il nostro lavoro per portarlo avanti, chiediamo anche agli editori, anche perché è un investimento per il futuro. Promuovere oggi la lettura
ci permette domani di avere, speriamo, più lettori forti, quindi più vendite di libri, eccetera, eccetera, eccetera. Un vero e proprio investimento, sì, di non creazione a breve lettore. Termine, esatto, ma a medio-lungo termine. Allora, noi siamo in chiusura, ricordiamo più o meno tutti i vari appuntamenti. Allora, dovrebbero essere circa le 7:20, ho lasciato il telefono di là, quindi sì, non posso guardare, però tra un'ora circa inizia l'inaugurazione. Esattamente, a tema convivenze. Domani è la giornata dedicata alle scuole da una parte e all'università dall'altra, perché anche tutte le università si muovono con un palinsesto loro. Da venerdì fino a domenica 1600 eventi sparsi per la città. Quindi, e quelli ve li vedete sul sito. Esatto, vedeteli sul sito, oppure andate anche così a scatola chiusa, perché c'è sempre qualcosa di interessante. Vabbè, per un paio di indirizzi se li devono segnare, quindi comunque sul sì, sito. Comunque sul sito www.bookcitymilano.it. Perfetto, mentre per Milano All News ho un altro evento da consigliarvi. Questa domenica noi terremo i nostri Milano Storytelling Awards, l'edizione 2019, al Teatro Guanella in via Dupré 19, dalle ore 15:30, quindi metà pomeriggio, fino alle 19. Terremo questa grande serata dove premieremo tutti gli ospiti che si sono che abbiamo intervistato qui, oppure che abbiamo incontrato nel corso del tempo, in una serata che si concluderà con un aperitivo alle 19, che può essere è aperto, ma vi consigliamo di scrivere una mail. Adesso la mia regista dovrebbe mettere il... ce l'ho, perfetto, grazie regista. E a questa mail qui potete scrivere e dirci quanti siete, se volete rimanere, e in questo modo potete incontrarci e parlare con noi. E per questa puntata di Municipio X è tutto, ci vediamo alla prossima puntata e a presto!